campana c'è l'usanza per i defunti di andare al cimitero. Ognuno deve fare questa riverenza, ognuno deve avere questo pensiero. Ed io, povero uomo, che sono vecchino in questi giorni tristi di guerre e malattie, puntualmente sono qui ogni dì a seppellirne uno nuovo. Meno male ci sono i morti a far da compagnia a me e al mio compare. Quei briganti non si sa mai. Madonna, se ci penso più paura. Poi, grazie ai defunti ci facciamo anima e coraggio. È per il fatto motivo che siamo sempre qui all'ora della chiusura, io e lui, Tomi, dando l'occhio a qualche sepoltura. Un piccone, una tappa spavile, e per sudare un candido lenzuolo, tanto basta per render gentile una dimora scavata nel suolo. Un piccone, una tappa spavile. Di chi è quella fossa? È mia, una fossa d'argilla fatta da me, ma giunta l'ospite è ben adatta. Ah, che problema sia la tua, ci stai dentro. Vada, ci sto dentro, ma non di casa. Se parte tua, ci stai fuori, perciò non è tua. Io ci sto dentro, quindi è mia. E tu dici una bugia a dirla tua solo perché ci stai dentro. E sei fatta per i morti, non per i vivi. Tua è solo la bugia. O dunque, chi è l'uomo per cui schiaccia la fossa? Non è un uomo. Una donna? No. Nemmeno. Ma insomma, chi deve esserci imperato? Per la precisione, una vita che fuma non va più. Pace all'anima sua, visto che l'è morta. Piuttosto pedante, lo zigone. Bisogna misurare bene le parole o al primo piccolo può, lui ti rimbecca. Compare, ti conosco da un po', ma non ho mai saputo da quanto tempo fai questo mestiere. Tra tutti i giorni dell'anno, per la precisione dal giorno in cui il nostro defunto re Abreto sconfisse il forte braccio. Fai tu stesso lo conto, ogni idiota te lo può dire. Il giorno in cui nacque Abreto il giovane, il pazzo, quel che ha mandato in Inghilterra. Certo, sicuro. Ma perché l'avrebbero mandato in Inghilterra? Ma perché laggiù potrà recuperare lo senno, e se anche poi non ristabisce, tanto laggiù fa lo stesso. Ma perché? Ma come perché? Perché laggiù in Inghilterra sono tutti pazzi come lui, guidano a sinistra. Quanto tempo può restare sottoterra umano prima che marcisca e gli cada la mano? Va. Dipende se non gli è marcito prima. Ce n'è di questi tempi, di quei cadaveri appestati che se ne vanno in giro e poi si fanno tutti tra le mani a seppellirli. Ma marcire ci vorrà, che ne so. Anzi, per la precisione, tra gli 8 e i 9 anni. Ah, non può sapere il numero di 9. E voi siete mestieri, siete scaltri, perché non siete gli altri? Ma per via che la sua pelle, monsignora, è talmente conciata dal mestiere che ti è l'acqua lontana per un pezzo. È l'acqua che frega quello schifo che è il vostro cadavere. Essere o non essere un cranio che da 23 anni è nato sotto terra. E di chi pensate che fosse? Ah, non lo so, un morto di perdosse? Era di un pazzo! Gran figlia di puttana! E quella? Quella lì è la madre puttana! Io la conosco, perché anch'io ne ho approfittato! Allora, lo figlio di puttana sarà mica la tua? Io sono donna Tizia, che in gioventù faceva l'amore con un panta, Letizia. Pensavo che perderà quel certo tempo. Questo è un bel giochetto, ma nessun costrutto mi ha portato quel vizietto. Poi la vecchiezza, con passo furtivo nel suo artiglio, mi ha presa nel vivo. Nel cammino per la terra mi ha marcata, come se in terra non ci fossi mai nata. Ma sta zitta, donna Letizia, becera sua altrina. Vergognati a stare accanto a me, che non meriti neanche una lumina. Io
quel giorno la marchesa Caldecale di Gioiuno, addirittura signora morta l'11 maggio del 31. Chiedo a voi, vide Carogna, con quale ardire da scontato avete usato farvi seppellire per mia vergogna a quanto me che sono titolata. La casta è casta, ma si rispettata. Ma voi perdeste il senso la fiducia. La vostra salma andava firmata, ma seppellita nella spazzatura. Cara marchesa, non è colpa mia. Non vi avrei mai fatto cosa storta. Fu mia madre a commettere questa fesseria e io cos'altro potevo fare se ero morta? Perciò, datemi a sentire, non date la stima, mi è toccato la stessa parte. Telefonate, andava bene quando è viva. Lui sta in serio. Torniamo alla morte. Oltre non sopporto più la vostra vicinanza puzzolente. Sono convinti che cerchiate forse altrove, tra i vostri cani, tra la vostra gente. Certo, che siete proprio una marchesa sfortunata. Voi che vita italiana siete stata, vi tocca per il qui in terra danese. E è giunta vicino a me, che cosa scortese! Questo qui! Invece è uno scemo! Con lui la peste lo ha folgorato, fante scelerato. Ma una volta mi versò in capo una caraffa di vino del re. E fece bene! Cosa hai diritto a vigliocchiato? E te? Io ti conosco, lo so chi sei e sei tre tocco. Tu sei io! Il buffone del re per la precisione, perché uomo di precisione sono io! Anche troppo! Io lui lo conosco bene! Un giovanotto di un'arguzia infinita e di una fantasia impareggiabile. Ma sì, son proprio io. E qui stavano le labbra rose e qui le guance guarnite. E le mani erano come da vive, ma perché di guanti erano così? Dove sono adesso le sberleffi, le burle, le capriole, le panzanate? Gli strazi d'allegria che faceva morire di risa, le tavolate. E che si fa più beffa ora? Il mio figlio, con questa mia smorfia da maligno. Nessuno, mio caro. Oppure questa nobile donna che poc'anzi è arrivata. Ma io un'altra donna poveraccia, confusa fra le sue pene, che si è compromessa con un uomo non tanto per bene. Sia da tempo suo c'è così stata. Ma stai, zitta, beh, c'era signora che maligni nell'oblio. La viva sarei stata ricca e gran marchesa, ma ora che si muove non posso sfogarmi tardi matto e rimanere impunito. E mi sembra di capire che al giorno d'oggi i morti rimangano senza giudizio finale. Andatevene via, lo soffro nella misera terra! Come si accoglie una cimonia mortale? Vedete, e qui mi offrei, l'uomo che ti la vedi. Morta affogata ieri sera sull'insidioso Arcus. Come il rosmarino, quanto ieri. E poi delle viole per i due pensieri. Ecco il ginocchio. E le berberi. E la ruta? E anche un po' per te che mi tocca rimanere muta? La possiamo chiamare di nome di quella parruzza. Ma la parruzza la devi mettere addosso, altrimenti ti strazia. Ecco una margherita. E delle fiori della mia vita. Hai sentito bene questa fanciulla? Un mortale stufo. E fra le parole frappiate, io sarei stata volante. In battuta sintetica, ella è suo padre farnetica. Questo misfatto su mio padre, non parliamo. Vi dovessero richiedere che si tratta, tutti parliamo, ma cantiamo. Sarà di San Dario. Ci vedremo di qua. E tra tua bussera, la Valentina tua vita intera, allora è il
così vestì, la porta in camera s'aprì. Grazioso per la gara, giace tuo padre in una barra. Ma voglio finirla, sì, finirla senza una bestemmia, proprio così. Gesù per santa carità, ahimè, quanta vergogna ci verrà. Buongiorno, tanto scurato del danno e del piano che verrà prima che raggiunga una certa età. C'è lei. Promettessi di sposarmi prima di rovesciarmi. Dice lui, avrei fatto quel che ho detto se non fossi venuta nel mio canto. Qui tra di voi, nel mondo dei vivi, il magistrato ha esaminato i motivi asserendo che Ofelia è morta annegata per incidente, concedendole cristiana sepoltura. Questo è evidente. E infatti è stato accettato così. Già, deve essere stato se offendendo e non altrimenti. E qui casca l'inghippo con tutti i suoi rigori fluenti. Perché se io mi accorgo di mia volontà, scientificamente questo genera un atto implicitamente. Ed un atto a tre momenti, dire, fare, agire, Arcal, lei si è ammazzata di sua volontà senza lamenti. Oh no no no, sei vero, caro bufone, ragionerai anche scientificamente, ma mi sa che parli da gran bufone. Permette, mastro Lavanga, galantuomo, bene, e qui ci sta l'acqua, bene, e qui ci sta l'uomo. Forse l'uomo va nell'acqua spinto sponte e ci si annega, non è stato lui andare alla fonte, rendo l'idea. Sta attento alla mega, forse l'uomo andare nell'acqua e lo sommerge, non è lui che si annega. Marca, non accorciando la propria vita, il fato, la morte ha definito. E allora, cosa ci distrugge? Così è la legge, così è per Dio. E così perlomeno l'ha interpretato lo giudice. Beh, non sono proprio convinto, lo volete sapere il fatto vero? Che se non fosse stata domildonna sarebbe stata seppellita fuori da cristiano cimitero. Cara signora Ofelia, noi gradiremmo molto sapere dalla sua dente. Sua dente? Dici? Già. Come capitò? Come capitò? Lo fatidico fatto! Mi sfatto! Il vostro membra! Sono qui sotto terra! C'è un sale scelto, adesso non mi scende. E specchio nella vita dove è? Sui lati dove mi scende. Vedi, un capo adorno di strane lentiglie e margherite. Quei lunghi fiori che mi colorano la lingua. Che licenziosi poeti oggi disegnano solo per loro, ma le numerose fanciulle chiamano il fatto morto. E la rapida che non perde la cuore su di una traccio invidioso si è spezzato, poi è potuto prendere la vita. Adesso, quando si è occupato, mi ha sostenuto per un poco a galla. Io mi sento una danzatrice che dava, incosciente della sola intenzione, come se nel regno marino fosse una sua creatura. Stiamo prendendo, perché adesso è stata tutta l'acqua salita, trascinata con la mano del corretto, giù. È un'ingiustizia che a questo mondo le persone vere abbiano più diritto di piccarsi alle menti degli altri comuni cristiani. Ascolta, Vanda, non c'è giustizia a questo dannato mondo. Compare, faccio una domanda e se non rispondi giusto confesso. Tira avanti. Ecco, chi è che fabbrica più soldo di un muratore? Oppure di un carpentiere? Oppure di un falegname?
neanche in fabbrica. Chi fa forte? Perché chi fa forte costruisce qualcosa che dura più di mille nei tuoi inquilini. Azzeccata! Questo mi piace. Ma la forca va bene per chi? Fa del male. Tu fai del male a dire che una forca è custodia di una chiesa. Argan, la forca va bene. Dai, avanti, prova ancora. Sappiamo quel che siamo, ma non quel che possiamo diventare in questo reale. E di questo e poi basta. Un attimo, ci sto pensando, ce l'ho proprio qui in punta di lingua. Niente costruisce. Per vincimento non mi viene? Beh, via non l'ha piccato il cervello. La sono tanto con una giusta lo passo sotto l'orandello. Un'altra volta, quando questa domanda rispondi, per capotto le sue case vanno fino al giorno del giudizio. Che bello il peccamorto! Vedi se spasimarvi! Come non avete capito? Non posso biasimarvi! Sono gli spasimanti che mi guardano peccamorto! E voi due siete due peccamorti! Non sono d'accordo? Va bene, va bene, ora mi ragionate! Sì, siete voi! Che costruiamo più solido dei carpentieri, dei muratori, dei falegnami e della chiesa? Dunque, sia noi, beccamorti, a meritare una morte più morta di quella dei cristiani. Come al solito sei preciso e di precisione quel che hai detto. Ma tutti i giorni dall'anno e per tutti gli anni usi di stare quattro anni morti. Ma non fico sempre, ci avete capito dove le do tristi soldi. Non avete manco coscienza del mestiere che fate. È proprio il cervello, tenete conto. Buffone sono io, e Peppa dovrei fare. Ma ora che sono defunto, so più buio. Avete torto. Ma chi vi credete di essere tutti io? Ma tanti voi volete sapere che siamo tutti uguali. Morto sarete voi, e morto sono pure io. Voi siete uguali agli altri. E qua, amore, è sempre la stessa, morta la puntata, la fede e la grandà. E che siano un povero, un re, un becchino, un giullare, nella testa ve lo volete piccare. E non c'è chiesa né religione che innalzi il morto in un'altra condizione. E non c'è Dio né morte bella. Amore, a sapere che cos'è? È la livella. Caro compagno, fuori una lezione ci ha dato. Ma io che sono vivo ancora per un poco, voglio divertirmi in questo pensiero. Chi ci impedisce di seguire con la fantasia il viaggio della nobile polvere dell'illustre Alessandro il Grande fino a vedere la tramitata in Creta a fungere da tappo a un barile di birra? Congettura piuttosto strana in verità. Niente affatto, mio caro becchino un po' troppo precisino. Si tratta di seguire il ragionamento camminando sul filo della logica. Ecco, Alessandrone, morto e sepolto, torna a polvere come un emerito coglione. E la polvere cos'è? È la terra. E con la terra cosa si fa? La creta! E allora perché in quella creta in cui è ridotto maturarsi un paleotto? L'imperial Giulio Cesare, morto e risorto in Creta, eccolo là, a rattoppare lo spiffero di una crepa. E quella creta che tenne il...